di questi elettri zootecnici. Un altro campo in cui l'agricoltura può essere utile per fornire energia alternativa è anche la produzione di biomassa da utilizzare in dei particolari sfruttatori, dei particolari impianti che appunto ci permettono di ottenere energia bruciando i residui vari. Proprio rimanendo nel campo delle foreste, da sempre l'uomo si è riscaldato con la linea e tutti i compressori montani, laddove diciamo fosse un elemento tipico diciamo, dell'economia, anche del paesaggio, ogni anno si taglia sul posto, secondo dei piani, secondo delle rotazioni. Gli assortimenti mercantili, diciamo, a Palemia, per oggi si vengono tagliati nella produzione da Palemia. Poi abbiamo tanta, diciamo, il cosiddetto cippato, i cioccolati. Se adeguatamente aspirati diventano una grandissima fonte di energia che è stato stimato potrebbero soddisfare in solo in regione Campania circa il 10% del nostro fabbisogno energetico e questo per miopia anche perché forse ci sono altri interessi economici che spingono in altre direzioni invece sono veramente pochi gli impianti di questo tipo che abbiamo addirittura i pelli non posso ricavare dei pelli per essere dati di più invece di avere il super elettrico il super a gas potremmo questi pellet confezionati si vendono e possiamo alimentare le nostre stufe con del materiale che oggi viene praticamente disperso, anzi va a crescere la dispersione in atmosfera di CO2 perché ciò rimane insomma inutilizzato. E ancora un altro esempio che insomma, viene facile portare, abbiamo tanti terreni minati una parte di terreni dove diciamo, non frutto così detti, cioè laddove non possiamo fare coltivazioni agricole perché sappiamo che il problema di quello di cui